ritrovati in questo nuovo video tutorial. Il nuovo training di oggi riguarda un altro strumento per la creazione di immagini con l'intelligenza artificiale che si basa anch'esso sul modello di Stable Diffusion. Oggi vi introduco a Lexica. Prima di iniziare il video tutorial, come sempre, cliccate mi piace, poi se il video vi è stato utile, vi ha dato degli spunti utili, condividete il video per far sì che il canale riesca a raggiungere persone a cui questi tutorial possono interessare, non solo per le immagini con l'intelligenza artificiale, ma per tutti quei video training che riguardano tutti quegli strumenti che possono essere utili a farvi crescere online e a darvi la possibilità di generare anche una rendita passiva. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ma veniamo a Lexica. Lexica permette di realizzare non solo immagini, ma anche disegni. Come detto prima, si basa su Stable Diffusion. Il sito è lexica.art. Questa è la home. Sotto, potete trovare tutte le immagini realizzate dai creator, così vi fate un'idea anche di quello che è possibile fare con Lexica, che non è male. Dipende un po' sempre dall'utilizzo, come ripeto, che dovete fare. All'inizio io consiglio sempre di utilizzare tool gratuiti. Poi, man mano che cresce la vostra attività, qualsiasi genere sia, vi dovete concentrare su quelli che sono gli strumenti che utilizzate di più. E allora lì vale la pena di investire poi in un account a pagamento. Allora, vediamo un attimo. Quindi queste sono le varie immagini realizzate da tutti i creator. In alto trovate la barra di ricerca dove potete ricercare le immagini. Poi, quando cliccate sull'immagine, anche qui potete vedere il prompt, il modello, le guidance scale, le dimensioni. Questo ha fatto un upscaled. Potete analizzare tutto quanto e qua vedete, perché è molto bello comunque. Qui vabbè, è possibile scaricare, fare il download o copiare il prompt o l'URL. Qui lo vedete ingrandito in tutte le sue forme. Qui dove c'è Explore this style potete andare a vedere, vedete? Tutto quanto è stato generato con questo stile, quindi molto molto utile. Cliccando su un Open in Editor, vedete qui potete generare la vostra immagine basandovi su questo modello, in questo caso su questo modello. Sotto potete mettere le negative prompt. Qui avete le dimensioni delle immagini, che quindi potete modificare con questo cursore. Advanced setting, abbiamo le guidance scale. Un'altra cosa che volevo farvi vedere: cliccando qui potete uploadare un'immagine dal vostro PC. E Lexica cercherà di trovare immagini simili a quella che avete caricato nei suoi archivi. Allora, poi come potete effettuare anche la ricerca? Se andate qui, per esempio, cliccate Stable Diffusion 1.5, potete ricercare le immagini per rilevanza qui e con Stable Diffusion 1.5, oppure per il prompt, cercando, inserendo un prompt. Tenete presente una cosa, che le immagini che producete da qua sono per uso personale, non possono essere prodotte e vendute. Quando le scaricate, andate sempre a fare una modifica. Se si ha quindi un piano gratuito, con un piano a pagamento è possibile avere la licenza anche delle immagini. Allora, adesso vi faccio vedere un attimo la membership. Vi faccio notare un attimo, andando sotto, è possibile utilizzare le immagini che trovi su Lexica per uso personale, per uso commerciale delle immagini. Bisogna avere un piano a pagamento. Poi parla anche del team, se siete un team di 2-5 persone è necessario un piano pro, più di 5 persone un piano max, e adesso li vediamo. Qui trovate la license page. Io invito sempre a guardare tutte queste cose qua. Quindi vi dice: posso utilizzare le immagini una volta che le ho create?
Se hai pagato un piano, qui vi ripete, puoi usare le immagini di Lexica per usi commerciali, comprese le immagini create dagli altri utenti. Quindi qui ci sono tutte le domande inerenti proprio alle licenze, cosa potete fare o non potete fare. Vi invito, come per tutti gli altri programmi, sempre a leggere bene queste policy. Adesso vediamo un attimo i costi di questo piano. Se andiamo in account, vediamo piano basic è di 10 dollari al mese, 30 dollari al mese per il pro e 60 dollari al mese per il max. Qui c'è tutto quello che potete fare. Poi è possibile avere uno sconto del 20% per il piano annuale. Per quanto riguarda invece l'account free, potete generare 100 immagini però al mese. Quindi vi invito eventualmente, se siete interessati a Lexica, a valutare i piani a pagamento. Ogni prompt vi genera 4 immagini e sono conteggiate nelle 100. Non è che un prompt conta un'immagine. Gli upscale generano un'immagine. Poi valutate voi, può essere un'opportunità in più eventualmente utilizzarla per le 100 immagini gratuite, ecco, se vi può piacere lo stile e vi soddisfa eventualmente ciò che potete creare con Lexica, eventualmente vale la pena di provare comunque gli account a pagamento. Ok, adesso proviamo a vedere a creare qualcosa. Quindi ora inserirò un prompt che ho già preparato. E vediamo un po' come genera queste immagini. Quindi vado in Generate, ok, e qui metto il mio prompt. Allora, io qui ho indicato di generarmi l'immagine di un villaggio di montagna con le case in pietra, i fiori alle finestre, insomma, ho dato un po' di dettagli e ho indicato il pittore, il nome del pittore Monet. Sotto è possibile inserire quindi le negative prompt e ho preso un po' le solite, diciamo, che inserisco normalmente. Qui, come vi dicevo, c'è la possibilità comunque di uploadare un'immagine e partire da lì, oppure dopo vedremo al limite. E qui ci sono le varie dimensioni. Non è molto, cioè, non è molto elaborato per la generazione delle immagini. Allora, lanciando la generazione, si ottengono 4 immagini. Quindi negli advanced settings qua lascio la guidance scale 7 e vado a generare. Vedete, 4 immagini. Passando con il mouse sopra le immagini è possibile vedere le ulteriori opzioni. E quindi qui abbiamo la possibilità di generare una variante. Qui fare l'upscale dell'immagine. Qui Outpaint che crea una varietà di immagini. Allora, cliccando qui sulla freccia è possibile fare il download dell'immagine. Load image, uploadare l'immagine nell'editor oppure il prompt nell'editor. Posso prendere quindi un'immagine, vediamo, e, tipo questa e creare un upscale, vediamo. Ok, quindi questa è la variazione, la variante che mi ha ricreato. Se poi da qui andiamo in Outpaint, clicchiamo qui, ecco che abbiamo una serie ulteriore di immagini modificate. Ne genera sempre 4. Poi possiamo vedere prendendo una di queste, per esempio questa, cliccando qui vediamo la variante. Queste sono le varianti che ha creato, ve ne crea sempre 4. Allora, qui qual è il discorso? Che comunque con un account gratuito potete generare al massimo 100 immagini al mese. Allora, in ogni caso, come vedete, ci sono un po' di limitazioni se le mettiamo a confronto anche con Playground o Leonardo, però se comunque è una possibilità in più da poter valutare anche con abbonamento, perché comunque permette di creare in ogni caso delle ottime immagini in 3D, secondo me.
Comunque, se eventualmente vi piace ciò che è possibile generare con Lexica, tenete in considerazione che non ha un piano di abbonamento esoso, ha un piano d'abbonamento ragionevole, diciamo, per cui potrebbe essere un'altra opzione per voi da tenere in considerazione. Io ve l'ho mostrato giusto per avere qualcosa in più su cui poter ragionare poi. Diciamo che ci tenevo a farvi conoscere anche Lexica per la semplicità dell'utilizzo. Vediamo, proviamo a fare l'immagine di una persona, quindi inserirò un altro prompt. Ok, adesso io ho inserito il prompt qui per una ragazza e ho indicato poi tutti i dettagli, perfect face, its light, spotlight, eccetera, perfect light, photorealistic. Poi io gli ho dato comunque anche lo stile. In questo caso cerco di dettagliare filtri, tutto qui all'interno del prompt. In advanced settings lascio 7, lascio sempre questa dimensione qui e andiamo a generare. Qui sotto i prompt sono sempre gli stessi, i negative prompt, scusate. Vediamo un po'. Poi, come abbiamo visto prima, possiamo fare un upscale. Per esempio, prendiamo questa immagine, facciamo un upscale di questa. E poi possiamo anche creare le varianti. Questo è l'upscale. Possiamo confrontarlo poi. Cambia la luminosità dell'immagine, non cambia tantissimo. Facciamo anche la scale di questo. Ho portato la guidance scale a 9. Ok, questa è cambiata, ha tolto le lentiggini qui, anche qui la luminosità, la luce risulta diversa. Ecco, poi quello che possiamo dire ancora, qui dove ci sono i likes. Se vi piace semplicemente lo stile di qualche creatore della piattaforma, potete fare altro che cliccare qui e con il like così ve lo ritrovate poi qui dentro, come vedete. Ok? Per prendere poi questa immagine come modello di base e inserire poi i vostri dettagli all'interno del prompt. Nella history trovate tutto. Le vostre, vedete, troviamo quello che ho realizzato io oggi. E se cliccate su questa rotella, vi porta a vedere eventualmente tutte le immagini similari a questa che ho realizzato io. Quello su cui non c'è limitazione è la possibilità di poter scaricare quante immagini volete. Anche dai ritratti qui possiamo concludere che si allontanano comunque molto da un'immagine realistica, a differenza di quello che riusciamo ad ottenere anche solo per esempio su Leonardo o Playground. Cioè, vediamo delle immagini, belle immagini 3D, che si vede che sono realizzate comunque con un'intelligenza artificiale. Tutto sta anche all'utilizzo che dovete farne voi. Io vi ringrazio di avermi seguita fin qui. Non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi ulteriori video tutorial gratuiti su questi argomenti e non solo su questi argomenti, ma su tutti gli strumenti che possono aiutarvi a crescere online. Vi invito sempre a condividere il video comunque con persone a cui questi argomenti possono interessare per cercare di raggiungere più persone possibili e poter aiutare quante più persone possibili. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui, ci vediamo alla prossima, ciao!